Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video volevo mostrarvi degli acquisti che ho fatto al DM, alcune sono delle novità, e anche darvi delle prime impressioni. Alcune non sono prime impressioni, ma sono vere e proprie recensioni. Allora, voglio partire da questo set. 4,99 euro è il prezzo, è un set di Alverde. Questo qua è un set idratante con olio di girasole bio e olio di mandorla bio ed è composto da una soft cream, da un olio doccia e da una crema mani. Allora, parto con l'olio doccia, che è quello che mi è piaciuto meno di questo set, che in realtà è una vera e propria crema, non è un olio. Non è un gel doccia, è una crema. Infatti, io la prima volta che l'ho utilizzato pensavo di aver confuso tubetti e di essermi portata in doccia la crema per il corpo. È una crema, non fa schiuma neanche con la spugna in retina che ho io. Ho notato che per fare tutto il corpo ci vuole tanto, tanto prodotto. Quindi 150 millilitri andrebbero finiti praticamente in due docce. Quindi che cosa sto facendo? Lo sto utilizzando solamente in quelle zone dove la mia pelle è più secca. Io ho la pelle delle gambe particolarmente secca rispetto al resto del corpo, quindi la utilizzo lì ed effettivamente lava bene e lascia la pelle anche idratata, morbida, liscia. Quindi è un buon prodotto, però il fatto che non faccia assolutamente schiuma, che è una crema, quindi è anche difficile da spalmare perché appunto, ha una crema, non me lo fa apprezzare fino in fondo perché appunto devo utilizzarla solamente in alcune zone, altrimenti due o tre docce sarebbe finito. Quindi faccio così e sinceramente non mi ha entusiasmato più di tanto. Mentre gli altri due prodotti per me sono fantastici. Allora, parto da questa crema, la Soft Cream, c'è scritto che è adatta per il viso e per il corpo. Allora, questa linea ha una profumazione strepitosa, a me piace tantissimo. Dolcina, sa un po' di quei dolcetti al limone, quei biscotti al limone della Mulino Bianco, mi ricorda un po' quei biscotti. Quindi, per via della profumazione che comunque si sente, io sul viso non la metterei mai e neanche ve la consiglio sul viso. Per il corpo è fantastica perché è una crema molto leggera, non fa scia bianca, non appiccica, non unge, ma allo stesso tempo richiede un attimo di massaggio, non è quelle cremine che voi la mettete in 3 secondi e uscite, va massaggiata un pochino e lascia la pelle super nutrita. È veramente ottima perché appunto è da un lato leggera e dall'altro però è comunque nutriente, quindi perfetta per le stagioni non troppo freddissime ma neanche calde, perché comunque appunto, ripeto, è molto nutriente e mi sta piacendo. Io la vado ad applicare e il giorno dopo sento comunque la pelle che è ancora morbida, quindi veramente molto molto efficace, ne basta poco, buona. La crema mani, anche questa mi è piaciuta un sacco. Allora, la profumazione è la stessa. Per le mani io preferisco qualcosa di meno profumato, perché sentire le mani profumate non so come mai, ma mi dà la sensazione di avere le mani sporche. Quindi ecco, anche qua la profumazione è un po' troppo forte per i miei gusti, anche se buonissima. È una crema anche qua, texture leggerissima, non unge, non fa scia bianca, non appiccica, ma comunque si avverte sulle mani. Va massaggiata bene e appunto si avverte. Per questo motivo io la utilizzo la sera prima di andare a letto e non durante il giorno, ma nutre tantissimo le mani, le lascia lisce, morbide, veramente super super nutriente e mi piace tantissimo. È perfetta in questo periodo dove io ho le mani devastate, sono secchissime, un po' perché continuo a tirarmi pellicine, a smangiucchiarmi le mani e un po' perché con tutti i vari gel, igienizzanti, lavati le mani, cose varie, la pelle delle mani è più secca. E questa è perfetta, ottima per i periodi freddi, ottima per chi ha una pelle delle mani molto secca. Mi piace veramente tanto. Quindi questo set, in fin dei conti, è un set che io vi consiglio di prendere perché per 5 euro vi portate a casa tre ottimi prodotti. Ripeto, l'olio doccia non è il mio preferito di questo set, però comunque non è male. Se utilizzato solo in alcune zone del corpo e non per farsi una doccia completa, è buono anche questo.
Poi un prodotto che non ho ancora utilizzato è questo gel doccia idratante al profumo di carambola e anguria. Non l'ho utilizzato ma l'ho annusato ed ha una buona profumazione agrumata estiva, buona, veramente molto molto buona, ma ancora non l'ho utilizzato. Altro prodotto che non ho ancora utilizzato sono queste salviette struccanti di Balea, queste. Le proveremo, ancora non le ho aperte. Poi ho due prodotti, ho tre prodotti che in realtà ha preso mia sorella, però vi posso dire qualcosa anche di questi prodotti. Allora, il primo prodotto è un eyeliner di Essence Liquid Ink, questo che mia sorella ha comprato per esercitarsi appunto a mettere l'eyeliner. È così, la punta non sembra in feltro, è molto sottile, devo dire che non è malvagio, e se non siete pratiche e volete qualcosa che funzioni bene e che sia abbastanza semplice nell'applicazione, questo è consigliato perché effettivamente si riesce a mettere bene l'eyeliner anche se non siamo super esperte. Poi si è presa questa cremina che era in questo set, aspettate, lo rimonto, di Balea. Questa è un vasettino di crema, qui c'è scritto crema mani idratante al profumo di tè bianco e pesca, con questo koala credo che sia, 2,95 € il prezzo. La profumazione è fantastica. Veramente buona, di pesca, ma molto molto delicata, quasi non si sente. Ha una crema molto molto leggera, fresca. A lei piace, non credo che sia adatta però per chi ha una pelle super secca, questo no, però è carina da utilizzare durante il giorno o se non si hanno particolari problemi alle mani ed è anche carino come mini regalo perché alla fine 2,90 € è un pensierino carino, la scatolina è carina, qua c'è anche scritto da A, quindi è molto carino come idea. E ultimo prodotto è questo. Allora, io sono estetista e di solito io sono abituata a farmi i peli con lo scaldacera, le strisce e via. Per me è il metodo più veloce e più pratico. Lo so che per tutti non sarà così, ma io per deformazione professionale sono abituata a farli così e vado velocissima con questo metodo e mi trovo benissimo. Solo che siccome mi sono trasferita qua dai miei cercando un'altra casa, allora dove ero prima avevo un grande tavolo dove io mi mettevo oppure mettevo mia sorella e si facevano questi cavolo di peli. Qua però non abbiamo spazio, ci sono due gatti qui in questa casa, quindi diventa tutto un problema. Quindi che cosa ho fatto? Ho trovato questo a 5 euro e qualcosa di Balea, che in realtà è molto carino. E che cos'è? È questa cera con il rullo e all'interno abbiamo anche una spatolina che io non ho utilizzato e delle strisce di cera che bastano benissimo per fare tutte le gambe, anche lì dipende come siete abituate voi, io sono abituata a utilizzare poche strisce. Comunque si mette nel microonde pochissimi secondi, tipo 15 secondi ed è pronto e si va di rullo. Allora devo dire che strappa benissimo i peli, non ha irritato la pelle delle gambe di mia sorella, è venuto fuori un buon lavoro, ha però delle pecche. La prima pecca è che ogni poco va rimesso nel microonde riscaldato, perché ovviamente poi dopo un po' la cera si fredda e tira via i peli. L'altra pecca è che questo rullino ogni tanto si stacca. Quindi è un po' così, però effettivamente è un metodo veloce, economico, con questa appunto noi ne abbiamo utilizzata metà, abbiamo fatto due gambe complete, quindi in realtà ci fate o quattro gambe o tutto il corpo, dipende che un po' che cosa dovete farci. Comunque è carino per quando non siamo un po' in velocità, non abbiamo voglia di stare, accendere, fai cose, oppure se si odia il silky peel come lo odio io, le creme depilatorie ci fanno irritazione, insomma, è carino, è carino. Altra cosa, il rullo, che è una cosa che a me non piace, ovviamente per alcune zone non va bene, ad esempio l'inguine, farlo con il rullo sì, si può anche fare, ma ragazzi è scomodissimo perché bisogna stendere la cera nel verso del pelo, quindi è vero che c'è la spatolina, ma non vedo come si possa utilizzare la spatolina se qua c'è il rullo, quindi non lo so.
Comunque sia un prodotto che a me è piaciuto, funziona, non esistono le ricariche, va ogni volta comprato tutto il set, però è carino perché è completo, non ha dato problemi di irritazione. L'inci, sinceramente, non sono neanche stata a vedere com'era, l'ho preso e via. Comunque è un inci abbastanza corto, ve lo farò vedere. Io ve lo consiglio, se volete fare una prova, fatela. Sicuramente è più pratico, più economico e occupa anche meno spazio, ci vuole meno manutenzione di uno scaldacera normale. Ha già le strisce che io vi dico, c'erano due pacchettini così, io ne ho utilizzato neanche tutto di un pacchetto, quindi ho utilizzato mezzo pacchetto, ne ho ancora uno intero e un altro a metà, quindi le strisce comunque bastano e in ogni caso le vendono anche separatamente. È un buon prodotto. Avevo visto su internet che alcuni avevano chiesto se era buono o no, secondo me alla fine è valido. Ha dei pro e dei contro, ma alla fine lo riacquisterei. Bene, quindi queste sono state le novità che ho acquistato al DM. Fatemi sapere se anche voi avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovati. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!